Salve, gente. Mentre mi preparo e preparo le informazioni per il prossimo servizio, con dati e link reali, vi lascio le parole del professor Valerio Malvezzi e del compianto e ultimo presidente, ultimo vero presidente, Sandro Pertini. Buona visione. Non solo all'Europa, al pensiero neoliberista moderno, al pensiero monetarista moderno, al pensiero che ritiene che la moneta sia tutto, che il capitale sia tutto, anche il capitalismo per come si è evoluto, è nemico dell'economia umanistica. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che vale, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Io devo contribuire nel mio piccolo a distruggere quella roba lì. Perché? Perché il capitalismo ha fatto la sua epoca. Noi viviamo in un mondo in cui pensiamo che le cose siano così e non siano cambiabili. Cioè, uno che oggi dica il capitalismo ha fatto il suo tempo viene visto come un pazzo, no? Il capitalismo è semplicemente una frazione di una storia millenaria dell'umanità in cui negli ultimi decenni si è pensato che l'accumulazione del capitale sia più importante dell'accumulazione del lavoro. Quindi, in funzione di questo principio, si è deciso che poche persone nel mondo possano essere ricchissime e tanti altri possono morire di fame, occupando università, centri di potere, banche, centri di cultura, televisioni. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Quale istruzione? Nel momento in cui si dice non serve per esempio lo studio del greco, del latino, o lo studio dei classici, e si dice che tutto deve andare sulla pratica, no? Sulla possibilità di trovare un posto di lavoro? Io sono molto spaventato da questa visione. Perché? Perché si fa credere ai giovani che la cosa importante sia studiare solo ciò che serve per trovare un posto di lavoro. Qualcuno mi dirà, e vabbè, ma allora che cosa sei tu, un filosofo? Sì, cioè sono uno che pensa che la cosa più importante è sapere pensare. Dopo, se uno sa pensare, trova la libertà. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame.